Bene, Bene, eccoci. eccoci. Io mi ammuto lì. Buonasera a Io tutti. Io sono sono Roberto Roberto Reale, Reale. Buonasera. sono il Presidente presidente di Utopian, Utopian, associazione associazione nata a nata a Roma Roma nel nel 2019 2019 e ci e ci occupiamo occupiamo di di innovazione, innovazione, di di trasformazione trasformazione digitale digitale in in un un contesto contesto europeo. europeo. Stasera Stasera parliamo parliamo di di infodemia, infodemia, abbiamo abbiamo l'onore l'onore di di avere avere una una ospite ospite speciale, speciale, Angelica Angelica Gianbelluca, Gianbelluca, che che è è giornalista. giornalista. Esperta Esperta di di comunicazione comunicazione medica, medica, sanitaria, sanitaria, di di comunicazione comunicazione scientifica. scientifica. Parliamo Parliamo di di Covid, Covid, ma ma non non solo, solo, ovviamente. ovviamente. Angelica, Angelica, vuoi vuoi dirci in due dirci in due parole parole cosa cosa fai? fai? Chi sei? Chi Non c'è sei? Non c'è bisogno bisogno perché ti perché ti conosceranno conosceranno tutti tutti i i nostri nostri diciamo, spettatori, spettatori, però però magari magari cosa fai? cosa Cosa fa fa una una giornalista giornalista scientifica, scientifica, in in particolare particolare specializzata specializzata nell'ambito nell'ambito medico medico sanitario? sanitario? Grazie, grazie, grazie Roberto, grazie a Eva, insomma, grazie a voi che mi avete invitato questa sera. Sono io Sono onorata a onorata a partecipare partecipare a a questo questo incontro. incontro. Io sono giornalista professionista dal 2009, però ho iniziato, diciamo, a muovere i primi passi nel giornalismo già nel 2004. Sono genovese, in realtà abito a Milano, ma sono genovese. E ho iniziato a scrivere proprio di cronaca, urbanistica, leggi, mi sono occupata un po' di tutto e negli ultimi 8 anni, diciamo così, mi sono appassionata invece al giornalismo in ambito medico-scientifico e soprattutto grazie al fatto che parallelamente a questa mia professione, diciamo, ho fatto anche un po' di lavoro di consulenza, comunicazione in alcune aziende proprio cliniche milanesi, aziende che operano nell'ambito sanitario, quindi mi hanno dato proprio l'occasione di vivere da vicino questa realtà, conoscerla meglio e quindi, come dire, mi hanno così aumentato un po' il desiderio di comunicare questi servizi, di comunicare la medicina, soprattutto per il bene dei pazienti. E quindi poi a febbraio di quest'anno, pochi giorni prima che il Premier Conte dichiarasse il primo lockdown, un po' incosciente, non lo so, insomma, ho dato le dimissioni, ho rassegnato le dimissioni dalla mia ultima azienda dove ho lavorato e mi sono buttata, insomma, ho abbracciato la professione da freelance completamente. È andata comunque bene, scrivo molto, insomma, anche perché scrivendo di medicina, in realtà in questi mesi il lavoro non è mancato, naturalmente. Scrivo per l'Ordine dei Medici di Milano. Scrivo per l'agenzia giornalistica Zadig in ambito scientifico, medico, e scrivo per Corriere Salute, per Medici Oggi, che è la testata di Springer Healthcare, di una chiamata casa editrice internazionale in ambito medico-scientifico. Mi occupo però anche di sanità digitale, acquisti, questioni legali, per About Pharma e per Policy and Procurement in Healthcare. Diciamo che mi piace un po' affrontare i due lati, no, di questa medaglia, quindi la medicina da una parte, ma anche la sanità dall'altra. Insomma, senza la sanità la medicina non si potrebbe applicare. Quindi mi piace approfondire entrambi questi tagli. Stasera parliamo, vero Roberto? Parliamo di infodemia, giusto? Certo. Certo. Perché Perché infodemia, infodemia, appunto, innanzitutto, e e perché? 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 Vai, 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 ti interrompo ti interrompo io. io. No, vado io anche perché ti vedo e non ti vedo, ho lo schermo un po' così stasera. No, allora, parlo di una cosa che mi sta particolarmente a cuore, quindi quando poi Roberto mi ha proposto di parlarne stasera, ho detto subito di sì, perché è qualcosa che sento veramente nelle mie corde, diciamo, una questione molto, che mi tocca molto da vicino. L'infodemia è qualcosa di cui ha iniziato a parlare a sprombattuto l'OMS da febbraio, in relazione all'epidemia che poi si è trasformata appunto in pandemia, quindi è un po', diciamo così, un neologismo, se vogliamo, no? Tra information and epidemic, quindi un'epidemia, se vogliamo così, dell'informazione, no? Cioè un virus che non ha colpito soltanto l'organismo, ma ha colpito anche il modo in cui si fa informazione, in cui si fa comunicazione. È però un termine che non è usato, non ha usato l'OMS per la prima volta, è già stato usato nel 2003, ai tempi della prima SARS, lo utilizzò un giornalista del Washington Post, David Rotkopf, che scrisse proprio un articolo sulla SARS parlando di infodemia.
mi fa un po' sorridere questa cosa, no? Perché già ai tempi, quindi parliamo del 2003, si introduceva questo tema di questa infodemia, di questa informazione eccessiva, ridondante, pericolosa, quando ancora i social non c'erano, perché Facebook, insomma, se non sbaglio, è nato nel 2004 e da noi poi in Italia è arrivato anche dopo. Quindi se già ai tempi si parlava di infodemia senza, diciamo, l'eco dei social media, oggi forse parlare di infodemia è quasi anacronistico, ci vorrebbe un altro termine per descrivere quello a cui stiamo assistendo, è uno tsunami, no? È qualcosa che non riusciamo veramente a contenere. E come infodemia io non intendo soltanto, cioè non vanno intese soltanto le fake news. Le fake news sono notizie false che però, insomma, io che mi occupo di comunicazione, tu Roberto, insomma, chi mastica un po' il settore, ma anche chi è abituato a leggere un pochino, insomma, oggi riusciamo un po' a identificarle. Ecco, ci possiamo sempre cadere nel tranello, però, insomma, una fake news te ne accorgi da come è scritta, dalla fonte che viene utilizzata, da come viene presentato l'articolo. Insomma, se uno si fa due domande in più, la intercetta subito una fake news. Non è soltanto però questo, l'infodemia, è anche la fake news, ma è l'assillante, la costante, il costante, diciamo così, flusso di informazioni ridondanti, che vengono anche però riprese magari dai giornalisti e non solo, dai comunicatori politici, dai divulgatori, magari in maniera distorta, che vengono riproposte in modo non del tutto corretto, che vengono ripetute a sprombattuto. È un bombardamento vero e proprio. E mi permetto di fare un inciso sulle fake news. Quando parliamo di notizie in ambito medico, non è così facile distinguere una fake news. A meno che non è qualcosa di palesemente falso, costruito ad hoc, allora sì, quella è una fake news. Mi ricordo, insomma, quando Trump disse così provocatoriamente, almeno spero fosse quella la sua intenzione, di usare la candeggina, insomma, per sconfiggere il virus, perché magari funzionava, ecco, qualcosa del genere. Questa ovviamente è una fake news, è naturale. Però nell'ambito medico assistiamo a che cosa? A un tipo di, non da tutti naturalmente, no? Però ci sono molti giornalisti dei giornali mainstream che soprattutto nei primi mesi della pandemia hanno un po' distorto certi tipi di informazioni, hanno usato dei titoli molto sensazionalistici, riprendendo magari parti di studi che non erano stati neanche pubblicati, studi in preprint che non erano quindi stati revisionati da pari, ma messi lì in prima pagina con titoli anche roboanti, come se fossero verità assolute. Oppure presentare uno studio su animali mettendo un titolo come se fosse uno studio clinico. Utilizzare quindi tutti questi metodi che non, come dire, non si confanno a un certo tipo di giornalismo medico-scientifico. È un modo di fare giornalismo più da cronaca. E allora va bene se devi fare la cronaca, se devi occuparti di giornalismo medico e quindi raccontare fatti medici sulla salute basati su dati e su evidenze, ci vuole una certa preparazione e bisogna anche prendersi del tempo per verificare le fonti. Faccio due esempi molto molto banali, ma mi stanno particolarmente a cuore. C'è stato, diciamo, all'inizio, insomma, nei primi mesi della pandemia, era uscito un articolo, non so se ve lo ricordate, comunque, coronavirus, nel 50% dei casi le mascherine proteggono dal virus, dal SARS-CoV-2. Titoloni in prima pagina sui maggiori siti nazionali, quindi sto parlando di media mainstream, non sto parlando magari di riviste specializzate che stanno ben lontani, no, da questi errori, ma da tutte quelle riviste molto popolari, molto diffuse, quindi molto lette, che hanno quindi un impatto insomma, maggiore rispetto a una rivista di nicchia che magari è letta da specialisti come noi, da persone interessate che sono già preparate, ma non intercetta il grande pubblico, no? Invece questi errori sono stati fatti insomma, da riviste molto, molto importanti, da quotidiani nazionali. Quindi un titolone così,
una persona si ferma a leggere il titolo, che cosa può pensare Roberto? Può pensare: che bello, mi metto la mascherina, così sono sicuro che al 50%, almeno al 50%, non mi prendo il virus. In realtà, poi uno, se si prendeva la briga di andare a leggere l'articolo, che cosa scopriva? Che era uno studio fatto su 52 criceti, quindi neanche uno studio clinico. Lo studio era vero, non era fake news, è tutto vero, uno studio pubblicato, tra l'altro. Però nel momento in cui tu mi fai un titolo del genere, bisogna anche tenere conto del pubblico a cui tu ti stai rivolgendo. E noi sappiamo benissimo che il pubblico italiano non è un pubblico di grandissimi lettori, si ferma al titolo nella maggior parte dei casi. Anzi, un mio collega più pessimista di me mi ha detto che tanti si fermano solo alla foto. Quindi ecco, il titolo, soprattutto per questi giornali, diciamo così, mainstream, è ancora più importante, se vogliamo, no? Dell'articolo, e deve essere deontologicamente corretto. Non può riportare le notizie in questo modo. Angelica, come, scusami se ti interrompo, perché tu giustamente dici che un... Mi senti, vero? Sì, ti sento, ok. Ah, perfetto, giustamente mi dice che una stampa specializzata, riviste specializzate, naturalmente hanno gli strumenti per occuparsi di certi argomenti, però in un contesto come quello della pandemia, in cui ovviamente il virus monopolizza qualunque tipo di comunicazione, è chiaro che la materia medica sanitaria diventa scivoli tutti i giorni per i media mainstream, che però probabilmente non hanno gli strumenti per non hanno correttamente, criticamente le fonti, e quindi funzionano come dire, un po' da magari anche da elemento di distorsione della comunicazione. È quello che dicevo io, ovviamente non voglio generalizzare, cioè ci sono bravi professionisti in tutti i media, però sì, quello che abbiamo assistito è un po', hanno preso un po' sotto gambe, in maniera un po' superficiale, quella che è una tematica che in realtà va trattata in maniera molto professionale, che non può andare dietro al click o alla pubblicazione istantanea, perché se no me lo pubblica l'altro concorrente. Il giornalismo scientifico, gli articoli scientifici necessitano di tempo per approfondire le fonti, ma ti dirò di più, per sentire anche eventualmente altre fonti, avere anche altri esperti. Un articolo scientifico non si può basare solo su una fonte, anche questo è un altro errore che si fa. Avete sentito, per esempio, no? Circola in questi giorni che la Covid-19 probabilmente era già presente in Italia dall'estate del 2019. C'è questo studio dell'Istituto Nazionale di Tumori che è stato ripreso da tutti i media italiani. Uno studio pubblicato sulla stessa rivista dell'istituto, tra l'altro, quindi già questo doveva in qualche modo, insomma, a un professionista far suonare qualche campanellino nella testa, e basato su un metodo, l'ELISA, per individuare gli anticorpi del coronavirus, insomma, in pazienti dell'istituto della scorsa estate. Non entro nel merito, diciamo così, però anche questo metodo si basa, non è stato ripreso da nessuna rivista scientifica, è ripreso soltanto da un articolo che non è stato ancora pubblicato. Il giorno dopo molti divulgatori hanno preso le distanze da questa ricerca. Qual è quindi il messaggio? I giornalisti non competenti, in qualche modo, cosa hanno fatto? Hanno preso il comunicato stampa e l'hanno riportato così fedelmente, senza fare un'analisi critica, senza chiedersi ma che cosa stessero veramente leggendo, e senza chiedere magari a un esperto terzo un parere, che già magari in quel momento avrebbe fatto comunque magari capire che il metodo, che i risultati non erano così, così robusti. Questo è un esempio, no? Però se non si hanno le basi, è facile incorrere in questo tipo di errori. Come dico sempre io, scambiare un pezzo di articolo, insomma, di medicina per un pezzo di cronaca, e invece vanno trattati in maniera completamente diversa. Però immagino che il giornalista generalista, no, questa strana figura, poi non abbia interesse più di tanto, anche se c'è un codice deontologico, ovviamente, ma comunque non abbia più di tanto interesse a fare informazione scientifica, informazione corretta. Ha interesse probabilmente ad essere eletto. Quindi se crea rumore, probabilmente arriva un pubblico maggiore. Noi parliamo di pubblico ovviamente non specializzato, ma un pubblico maggiore di quanto invece raggiungerebbe magari con un lavoro
di analisi no, critica delle fonti, eccetera, che peraltro non è neanche economicamente sostenibile no, dai media generalisti. Cioè, copiare e incollare il tenuto affiletto che ti capita sì, beh. È facile, no? Sì. E costa poco. No, non è deontologicamente corretto, quindi già qua facciamo un errore. In secondo luogo, se hai dimestichezza con questo mestiere, non ci vuole tantissimo tempo per capire la qualità del lavoro che hai davanti e per consultare magari due fonti in più su quell'argomento lì e farti un'idea. Se hai una fonte di esperti nel tuo telefono che sai consultare al momento giusto, non ci vuole tantissimo tempo. Cioè, se sei competente, non ci metti magari un'ora, ce ne metti tre, però insomma a casa gli parli, scusa, io ti interrompo sempre, però tu fai lo stesso con me. Quando parli di competenza, intendi la competenza di un giornalista scientifico, di un divulgatore scientifico o di un giornalista generalista? Uno che sa come muoversi, quindi per uno che lavora nel suo campo. Tu, per esempio, se dovessi scrivere un pezzo, non so, sulla gravità quantistica, non lo faresti, immagino, no? Perché non è il tuo campo. Però, però se invece tu devi semplicemente riempire spazio sulla tua testata, ovviamente prendi qualunque cosa, no? Ti arriva. Però questa che cosa serve? Certo, però questa che cosa serve? Cioè, io ho un'idea del giornalismo come un servizio pubblico, come qualcosa, non è un per fare notizie, è scrivere delle notizie che abbiano un valore aggiunto per il lettore. Questo per me è il giornalismo, è mettermi a servizio di chi mi sta leggendo, non del mio editore, non di chi paga la pubblicità. Cioè, è il modello che deve un po' cambiare, perché poi alla fine a rimetterci sono i lettori, certo, che vedono certo tutte queste notizie, magari una va contro l'altra e sono più confusi. Ma non solo i lettori, anche le testate, no? Perché a un certo punto poi vengono alimentate esclusivamente dalla pubblicità e dai finanziamenti di chi li usa per scriverci quello che interessa, no? Immaginiamo tantissime testate poi vivono di finanziamenti pubblici e di finanziamenti privati, o semplicemente a comprare lo spazio, diventano semplicemente raccolti di pubblicità, no? Sotto mentite spoglie, ma pubblicità con qualche riempitivo. No, ci sono comunque testate fatte molto bene che hanno la pubblicità al loro interno, però gli articoli sono fatti molto bene, cioè nel senso mi viene in mente un Corriere Salute. Però è sempre che non è il Corriere della Sera, cioè, nel senso certo, che certo, sono per me sono due mondi diversi. È ovvio, fatta molto bene, ha la sua pubblicità e non c'è insomma, cioè si può fare lo stesso giornalismo bene anche se hai comunque la pubblicità certo. Non è questo il limite. Il problema è che c'è proprio una superficialità, anche grandi film del giornalismo che prendono proprio sotto gamba queste cose, che trattano i temi in maniera veramente superficiale. C'è stato un periodo in cui spacciavano per pubblicazioni, perché loro stessi non sapevano la differenza, i preprint, che sono pubblicazioni, articoli che non sono ancora stati revisionati da altri ricercatori, non sono ancora stati pubblicati su riviste scientifiche indicizzate, ma su altri database a uso, dove sono nati per questo motivo, a uso esclusivo della comunità scientifica che se li guardava e se li commentava prima di sottoporli eventualmente alla peer review ufficiale. Tantissimi sono stati fatti qualcosa come 8.700 preprint, ma secondo me vado per difetto, e tantissimi di questi preprint sono finiti sui nostri giornali come se fossero articoli scientifici, cioè qui, proprio un errore di fondo. Sì. E qui arriviamo poi all'altra faccia della medaglia, alla sete no, di scienza che in questi mesi, che in questo tempo no, di Covid, perché poi naturalmente la scienza è vista come il porto sicuro in questo momento, no? È vista un po' come l'ancora a cui ci aggrappiamo tutti, e quindi anche poi chi si occupa di scienza comincia a fare comunicazione. Sì, è capitato, vero? Sì. Certo, noi confidiamo tanto nella scienza, faccio un piccolo inciso. La scienza però in realtà si nutre del dubbio. La scienza di facendo errori, tornando indietro, andando avanti. Non possiamo pretendere che gli scienziati sappiano la verità sul coronavirus. Ci metteremo anni,
per sapere, ci metteranno, noi saremo qua a scriverlo, ma gli scienziati, cioè quelli che lavorano, ci metteranno anni prima di scoprire veramente questo virus, come agisce. Quindi quello che vedo io, che percepisco io, c'è questo attaccamento morboso, no? Ai social, ai siti, per avere notizie fresche di giorno su questo virus, ma è ancora troppo presto. Non si può pretendere, diciamo, che la scienza ci dia queste risposte. Quindi bisognerebbe, diciamo così, come ti dicevo l'altra volta, forse calmare un pochino, abbassare un pochino i toni, e cominciare un po' a parlare d'altro, insomma, differenziare un po', perché mi sembra, insomma, di percepire proprio un circolo vizioso, no? La gente tutti i giorni o i siti oppure va sulle pagine Facebook dei divulgatori scientifici, i quali veramente si sono trasformati negli ultimi mesi in bollettini giornalieri sulla Covid. Ecco, c'è una grandissima voglia di informazione su qualcosa che però di cui possiamo veramente parlare ancora poco. Però di questa situazione sono anche un po' responsabile anche alcune donne e uomini di scienza che si sono messi appunto a fare comunicazione. Allora, qua è un po' delicata, non farmi fare la cacciatrice di streghe. Io parto da questa convinzione, io li adoro, sono persone serie, quelle persone che seguo io, che si impegnano in questi mesi veramente, tutti i giorni loro si mettono lì e cercano proprio di spiegare questo virus, che non è facile da spiegare, come abbiamo detto. Il problema è che molti si sono un po', come dire, lanciati oltre questo, e da semplici divulgatori, semplici nel senso che, cioè, di occuparsi, che si devono occupare solo di divulgazione scientifica in senso stretto, quindi commentarmi uno studio scientifico, insomma, limitarsi a questo, si sono un po' spinti oltre, sono un po' diventati degli opinionisti. E quindi qualcuno che all'inizio diceva: ma no, le mascherine tanto non servono, è inutile che la popolazione indossi le mascherine, poi negli ultimi mesi invece ha fatto dei passi indietro. Qualcun altro che scrive articoli come: mi dispiace dirvelo, ma ci stiamo scontrando contro un muro, e prima lo capite meglio è. Sono tutte notizie che io le posso prendere un po' con le pinze, scrollare e andare a vedere un'altra cosa. Ma la gente che segue questi divulgatori, gente comune, che non ha magari gli strumenti come possiamo avere io e te per leggere veramente il fenomeno e capire se andargli dietro oppure no, è gente che dipende quasi in maniera ossessiva dal bollettino giornaliero del divulgatore. E se il divulgatore non si esprime su una cosa, sono magari loro che vanno sulla pagina a chiedere: ma cosa ne pensa, ma ci dica. È diventato, come dicevo prima, proprio un circolo vizioso. Quindi queste persone tutti i giorni aspettano il bollettino da parte di questi divulgatori. Però, ripeto, c'è veramente poco ancora da dire su questo virus. Quindi qual è il rischio? Che si sconfini poi nelle opinioni. E quindi questi divulgatori diventano un po' degli opinionisti. E la scienza non può fare l'opinionista. Ma sai, nel momento in cui fai comunicazione è inevitabile, secondo me, inserire avere comunque un margine di non certo, no? di narrazione, quantomeno nella scelta un po', no? Del punto di vista. E quindi stiamo assistendo, come dici tu, a questo spettacolo appunto di non solo di divulgatori, ma credo anche di scienziati veri e propri, quindi gente che non aveva mai. Prima di quel momento, no, fatto appunto, non si era mai affacciata alle luci della ribalta, improvvisamente ha deciso di scavalcare. Sì. No, infatti, io parlavo di divulgatori che erano già presenti prima della pandemia, sì. Le loro pagine social. In questi mesi, quello che abbiamo assistito invece è una serie di una sfilza di immunologi, virologi, infettivologi, che sono tre figure diverse, lo ricordiamo, e così messi, sono presi, buttati sul palco, e tutti i santi giorni, tutti, oppure con collegamenti dall'ospedale, tutti i santi giorni per avere delle novità sul virus, se era più potente, se era meno potente, se era vero che clinicamente era morto, o invece c'era ancora. E quindi da una parte, diciamo così, questi medici si sono ritrovati appunto con i riflettori puntati
non è che possiamo fare loro una colpa, insomma, che hanno voluto rispondere tutte le volte che gli sono state fatte delle domande. Diciamo che a un certo punto, non so tu, ma io assistivo veramente a dei copioni identici ogni sera, cioè venivano chieste esattamente le stesse cose, e un po' Pregliasco, un po' Galli, un po' Zangrillo, che non è, tra l'altro, è quello magari meno interessato perché è un anestesista, non è neanche un infettivologo, ma era famoso come gli altri, a tutti venivano fatte un po' sempre le stesse domande, no? Quindi, e loro davano sempre le stesse risposte. Ma perché? Perché a un certo punto questi personaggi sono diventati così famosi, o perché divisivi come Zangrillo, Bassetti, o perché invece sempre disponibili come Pregliasco, Galli, da essere sempre invitati, e già il fatto che ci fossero era già un'audience assicurata per la trasmissione. Poi che si facessero un po' le stesse domande, si parlasse più o meno sempre della stessa cosa, era secondario. Adesso comunque, se ci hai fatto caso, non è più tanto il problema del virus quanto è potente, perché un po' l'abbiamo capito che è una roba un po' subdola questa. Adesso il tema grosso sono i dati, quindi il dibattito, diciamo, gira un po' tutto intorno a questo, e mi fa agganciare alla comunicazione politica, se ne vuoi parlare. Ma certo, perché poi qui stavamo arrivando. Questo è un altro grosso tema, no? Lo scenario che descrivevi, come dire, uno scenario in cui ci sono tanti attori e un pubblico che magari non è così strutturato, no? Non è così attrezzato per navigare in questa appunto, nel diluvio informativo, probabilmente ancora più palese, no? Ancora più eclatante quando parliamo di dati, perché noi siamo, noi italiani siamo notoriamente abbastanza siamo un popolo, no? Di poeti, santi e navigatori, però la matematica non ci piace più di tanto, no? A me è un po', io sono laureato in matematica, però capisco, alle volte mi sento un po' un pesce fuor d'acqua, però capisco bene, no? L'ambiente in cui ci muoviamo. E però dall'altro lato, quindi da un lato l'Italia, no? Da un lato il paese reale, dall'altro però poi chi i dati li gestisce, li produce, magari non sempre li divulga, no? Sì, c'è un problema di divulgazione, ma allora, c'è un problema di dati nostro, nel senso che noi con l'epidemiologia non andiamo troppo d'accordo, nel senso che abbiamo un problema proprio di tracciamento di questa epidemia in tutte le regioni, ma non credo che sia un problema soltanto italiano, questo virus ha colto un po' in contropiede tutti. Stiamo assistendo a un problema di tracciamento, quindi le singole regioni che danno i dati giornalmente alla protezione civile, ogni regione ha un suo metodo, non si sa bene in quale modo questi dati siano raccolti, non è sempre così trasparente il meccanismo. Queste sono cose che sono già state dette. È stato eclatante il caso della Calabria 10 giorni fa, che nel giro di 4 ore ha cambiato i dati delle terapie intensive, no? Li ha dimezzati, così per dire. Cioè, ci stiamo fidando comunque di un apparato che produce questi dati giornalieri, che poi la Protezione Civile ci comunica, sulla base dei quali poi si fanno delle scelte su chiudere o meno le regioni. Il punto è che c'è una lotta assurda su questi dati, no? Ci sono regioni che si sentono in qualche modo ingiustamente penalizzate, c'è una lotta, una discrepanza di comunicazione tra quello che dice l'Istituto Superiore di Sanità, che dipinge una situazione grave, insomma, con 20 regioni a rischio, e dall'altra parte Domenico Arcuri, il commissario straordinario per la sanità, che ci dice che la situazione è grave, ma insomma, le terapie intensive sono sotto controllo, rispetto a marzo è tutta un'altra storia. E quindi giustamente tu hai queste dicotomie, no? questi modi di comunicare così diversi al cittadino. Ripeto, noi che abbiamo gli strumenti, abbiamo gli anticorpi, ma al cittadino comune che questi strumenti non ce li ha, che cosa arriva? Cioè, noi viviamo in una nazione dove il 28% della popolazione adulta è analfabeta funzionale. Non è poco il 28%. Che vuol dire che non sono il 28% degli adulti non è capace di comprendere un testo complesso. Qui vengo al discorso del giornalismo, delle notizie di cui parlavo prima. Quindi bisogna saper comunicare
agli ultimi in maniera semplice e in maniera coerente, ma non soltanto noi media, ma anche chi lavora nelle istituzioni. Però secondo me ci sono due problemi, confermami un po' se secondo te questa mia idea è sensata. Da un lato i dati finali, quelli pubblicati dalla Protezione Civile, ma tutta la filiera del dato dovrebbe essere pubblica, quindi dal punto di raccolta all'interfaccia tra regioni e governo fino appunto alla pubblicazione finale. Ed è il primo problema, no? Perché così non Non è così, è un tema, hanno già più chiesto la Fondazione Gimbe, non solo, sì. Ha chiesto volte al governo di pubblicare i dati, sì. In maniera grezza, i dati come sono, e poi voi fate le vostre analisi, noi facciamo le nostre e vediamo, sì. Io credo che forse ci sia un tema di sicurezza, cioè non vogliono divulgarli per evitare che poi magari ognuno faccia le sue analisi, tragga le sue conclusioni e si mette ancora una volta in discussione magari quello che poi viene deciso a livello governativo, però comunque è un tema di trasparenza, un po' come la spesa pubblica, gli appalti e così via, no? Quanto più tu esponi, no, all'occhio del pubblico, tanto più poi è come se ti vincolassi comunque ad essere corretto. Quantomeno nella gestione del dato stesso. Poi il secondo problema è che non sappiamo come leggerlo. Perché tu hai dati, puoi sempre far raccontare un po' quello che ti pare, no? È molto difficile avere un modello univoco che applicato a un set di dati ti dia una, guarda, stavo leggendo proprio in questi giorni c'è un accordo, se non sbaglio, tra l'Istituto Superiore di Sanità e l'Accademia dei Licei, proprio per cominciare a studiare un modello di tracciamento della Covid, in qualche modo, insomma, un po' più omogenea, cioè ci si sta rendendo conto che i livelli, insomma, di raccolta dati sono carenti, e però su questi dati si gioca la pelle degli italiani, quindi io spero, insomma, vivamente che veramente si faccia un sistema di tracciamento un po' più serio. Immuni è stato un fallimento, adesso vedremo se poi riuscirà, insomma, a risorgere dalle sue ceneri. Ho letto gli ultimi dati, insomma, 10 milioni di persone l'hanno scaricata, però anche lì c'è stato un altro problema di comunicazione, se vogliamo, no? Le stesse istituzioni che non erano d'accordo, gli stessi rappresentanti politici che dicevano una cosa e un'altra, no? Italia Viva, Forza Italia, la Lega, che sminuivano questa applicazione, altri che invece la elevavano, e alla fine, giustamente, le persone, anche se poi nel loro telefonino, se vai a vedere, hanno 10.000 app che hanno disposizione di privacy magari molto più di basso livello, però questa applicazione non l'hanno scaricata, quindi ritorniamo sempre lì alla comunicazione. C'è una questione forse anche di politicizzazione del digitale in Italia, no? È capitato tantissime volte nella storia degli ultimi tre decenni ormai, se vogliamo, che delle scelte di digitalizzazione siano state pesantemente politicizzate, quindi avversate o invece magari sostenute a seconda del colore politico. Perché probabilmente, come in questo caso, come nel caso di Immuni, magari se da un lato ci sono state tantissime magari mancanze nel raccordo con il sistema sanitario, però dall'altro. Sì, no, il problema è che qua, vabbè, questo è il mio giudizio naturalmente, no? Però qua stiamo parlando di una pandemia, insomma, qui forse avrebbero dovuto fare tutti un passino indietro ed essere un po' più di comune accordo su questo. Non so se hanno sottovalutato, se anche tra di loro non c'è forse chiarezza sulla gravità di questa situazione. Cioè, nonostante l'Istituto Superiore di Sanità, che è un po' il nostro faro, no? Su quello che sono le emergenze, su quello che è la prevenzione e la salute in Italia, il Ministero della Salute, insomma, nonostante anche l'epidemia che si muove a livello globale, probabilmente nelle nostre istituzioni non tutti, diciamo, sono convinti della gravità
della grave Italia. La cosa, abbiamo visto un po' la situazione anche del commissario della salute in Calabria, no? Cioè, sono situazioni paradossali, ecco. Già il primo che hanno fatto fuori, che non sapeva che doveva gestire lui la Covid nella regione, il secondo che penso che sia andato anche lui via, se non ricordo male, Zuccatelli, che addirittura diceva che le mascherine non servivano a niente, no? Che per contagiarsi bisogna baciarsi per 15 minuti ininterrottamente, solo così avviene il contagio. Ecco, cioè, nel momento in cui questi personaggi hanno voce, hanno credito, si perde tutto, cioè la gravità di questa pandemia non viene percepita. E la mia paura è che l'infodemia possa fare più danni del virus. Nel senso che ci fa sottovalutare appunto la gravità della situazione. Certo, assolutamente sì, certo, confonde troppo. Adesso sentivo un intervento di Cartabellotta sulla 7, proprio in merito al fatto che Arcuri sta un po', ecco, sottovalutando, no, la gravità della situazione, dicendo che è tutto sotto controllo, che le terapie intensive non sono assolutamente sotto pressione. Dall'altra parte invece la conferenza stampa dell'Istituto Superiore di Sanità che diceva esattamente il contrario, cioè che ci sono 20 regioni a rischio. E quindi lui stesso diceva, ma se loro due non si mettono d'accordo, il cittadino che cosa deve fare alla fine? Quindi insomma è un tema a cui assistiamo tutti i giorni ormai. Ma come ci difendiamo? E allora io nel mio piccolo provo a fare, come dire, farò a fare bene il mio lavoro e cercare di informare le persone nella maniera più corretta e più oggettiva. A livello politico dovrebbero prendere loro coscienza di questo, perché comunque non lo dico soltanto io, no? Lo dicono tantissimi stakeholder esterni, tantissimi come Gimbe, non solo, che ci sono dei problemi a livello di comunicazione. Se non ne prendono atto, la situazione credo che possa degenerare, perché noi prendiamo in giro i complottisti e i negazionisti, ridiamo quando fanno le manifestazioni, ma c'è poco da ridere. È una situazione seria. Se le persone arrivano a negare l'esistenza di questo virus, vuol dire che l'informazione scientifica a tutti i livelli, giornalistica, della divulgazione, della politica, ha sbagliato in qualche modo. Leggevo l'altra volta di questo documentario francese, o DAP, che praticamente insomma un insieme di teorie complottiste contro la Covid, diffuso in Francia. Poi vabbè, alcuni canali YouTube l'hanno cercato di togliere, hanno limitato la diffusione, però è sostenuto da personaggi famosi, Sophie Marceau, Marion Cotillard, attrici francese che lo hanno divulgato sui loro social e sposano in pieno le teorie di questo documentario. Sì. È un'epidemia. Abbiamo assistito anche in Italia, no? Qualcosa del genere, ho avuto un revival di personaggi più o meno improbabili, no? Peraltro non ricordo neanche i nomi, ma dal Pappalardo, no? Tanti altri che hanno sposato appieno il complottismo. Dopo quel caso di Bocelli, che poi Bocelli, esatto. È tornato sui suoi passi, sì, però. Sì. Probabilmente immagino che chi poi ha un suo capitale di visibilità, no, da spendere, magari lo fa senza però rendersi sempre conto di quali sono le conseguenze di un gesto di questo tipo. Ma no, crede di aver ragione, e quindi dice, io lo faccio perché, anzi no, non vedo l'ora di diffondere tra i miei seguaci, tra i miei follower questa verità. Ma invece che abbiamo un po' tema e parliamo di elezioni americane. Ti ha vinto. Cioè, passare all'altro tuo mentore. Un trade union c'è, no? I dati. I dati da un lato e anche poi il ruolo un po', no, della macchina della comunicazione, perché anche qui i messaggi sono molto ambigui.
e assistiamo comunque ad un tentativo poi del tentativo peraltro secondo me anche molto riuscito dei protagonisti dei presenti scavalcare a loro volta no, l'intermediazione del giornalista e di parlare direttamente al loro pubblico. Assolutamente, assolutamente. E per esempio davanti a fenomeni di questo tipo che peraltro tra di loro sono anche collegati perché non sappiamo no, se il risultato sarebbe stato diverso se non ci fosse stata la Covid. Sì, beh, qua gli analisti si dividono un po', alcuni dicono che lui avrebbe perso comunque anche senza la Covid, altri dicono che invece è stata proprio la Covid a dargli la mazzata, perché prima della Covid comunque lui su suolo americano, quindi entro i confini americani, aveva fatto, a quanto apprendo, un buon lavoro, soprattutto dal punto di vista economico e occupazionale, no? Quindi l'America dura e pura probabilmente lo approvava, insomma, no? Ecco, insomma, non era mal visto, a parte le sue sparate misogine, i suoi comportamenti, insomma, ovviamente politicamente scorretti, ma quello è il personaggio. Era così prima di eleggerlo, non c'era da stupirsi. Con la Covid si è bruciato, insomma, comunque si è bruciato una buona parte magari di quell'elettorato che forse a questo giro l'avrebbe anche vinto, perché un errore dietro l'altro di comunicazione, di sottovalutazione, anche quando lui ha preso la Covid che poi è tornato bello contento perché gli hanno fatto delle cure da milioni di dollari, ha detto sì si può sconfiggere, cioè nonostante questo ha continuato comunque a battere duro, no? Anche se si è passato attraverso. Sì. Io ero convinto che avrebbe vinto. Io ho avuto il dubbio anch'io, ma comunque 71 milioni di voti, se non sbaglio, li ha portati a casa. Quindi quando tutti dicono che quando parlano di risveglio americano, in realtà è una nazione divisa. È una nazione profondamente divisa e non sappiamo come andranno le cose adesso, a parte che lui non lascia il campo tanto facilmente, perché poi anche lì si è scoperto che la Costituzione americana, insomma, non ci sono delle regole così cristallizzate sul dare la vittoria e far, insomma, salire al trono la persona che ha vinto le elezioni. Quindi lui, essendo una persona che non guarda in faccia a nessuno e avendo un pool di avvocati pazzesco, potrebbe rendere l'insediamento di Biden davvero duro, il più duro della storia dell'America. Però sicuramente queste elezioni ci consegnano un'America molto polarizzata, no? Anzi, un mondo molto assolutamente polarizzato. Divisa, certo. Non meno polarizzato di quanto poi sia l'opinione pubblica. Che si divide tra ottimisti, se ne sono ancora rimasti, no? E catastrofisti rispetto appunto alla pandemia. Però nello stesso tempo, tornando un po' al tema invece del virus, abbiamo visto che in queste ultime settimane ci sono state un paio di buone notizie, no? Si parlava del vaccino e così via. Quello che mi interessava capire secondo te è se è stato del tutto etico poi il comportamento di alcuni amministratori, no? Delle aziende legate poi alla produzione del vaccino che hanno usato quella notizia comunque per chiamiamola speculazione, ma comunque per avvantaggiarsi, no? dal punto di vista finanziario. Esatto. Di etico non lo so. Allora, lì probabilmente dal punto di vista legale non hanno fatto niente di sconveniente, nel senso che burla il nome Omen, il nome del CEO della Pfizer, aveva già fatto, insomma, una sorta di documento finanziario che nel momento in cui le azioni sarebbero arrivate a un certo livello di valore, lui le avrebbe potute rivendere. Quel giorno lì, casualmente, insomma, dopo la comunicazione del vaccino, sono arrivate a quel valore lì, anzi forse l'hanno anche superato, e quindi lui si è sentito in diritto di fare questa vendita. Quindi dal punto di vista legale non c'è un errore, no? non ha commesso un crimine, ecco. Dal punto di vista etico, certo, qualcuno l'ha criticato e chiedendogli se fosse stata opportuna una cosa del genere, però io non la vedo così grave. Cioè, che un'azienda farmaceutica si comporti così, mi stupisco, ma fino a un certo punto, ecco. Mi stupisco di più
di media, anche americani, che hanno preso il comunicato stampa di Pfizer come se fosse la verità assoluta, l'hanno pubblicato senza farsi, senza nessun tipo di spirito critico, senza capire che era un'analisi ad interim, che cosa vuol dire analisi ad interim, che cosa vuol dire che è efficace nel 90% dei casi, su quanti pazienti hanno studiato questa cosa qua. Non si sono fatti minimamente questo tipo di ragionamento e in Italia addirittura siamo arrivati al paradosso che Domenico Arcuri ha già organizzato la distribuzione di questo vaccino che arriverà a fine gennaio. 1,7 milioni di dosi per le categorie più a rischio, poi un'altra ventina di milioni di dosi arriveranno dopo. Stanno cercando i frighi per tenere questi vaccini perché devono stare a una temperatura, se non sbaglio, di meno 80 gradi, sennò poi insomma svanisce l'effetto. Cioè, tutta una macchina amministrativa, burocratica, si sta muovendo sulla base di un comunicato stampa e i media grandi sono andati dietro perché, come avrete visto, hanno preso il comunicato e così com'è l'hanno pubblicato. Ecco, a me fa più pensare questo, non tanto che il CEO si venda semmai doveva essere qualcosa che il giornalista deve dire però appunto anche la comunicazione è comunicazione anche quello no? Certo. Forse più che etica se vogliamo no? È anche una questione di opportunità anche magari di responsabilità no? Del sociale dell'azienda che naturalmente vivere di profitto e va benissimo, però magari dovrebbe avere forse più cura della propria immagine, magari in un momento in cui appunto la simpatia no, per le case farmaceutiche non è altissima, perché poi credo sia anche umano il fatto che quando dobbiamo essere grati a qualcuno di qualcosa, dopo tutto poi tendiamo anche no, a provare un risentimento. Io credo che io sono un po' più cinica rispetto a te su questa cosa, ma credo che Pfizer come Moderna, perché adesso ha annunciato anche Moderna, insomma il vaccino è addirittura efficace nel 94% dei casi, credo che loro facciano un po' questo tipo di ragionamento: nel momento in cui riusciremo a dare un vaccino per questa cura, saremo già nell'Olimpo, no? Saremo già, insomma, la nostra reputazione, il nostro valore sicuramente aumenterà, quindi il fatto che poi lui abbia venduto le azioni il giorno stesso in cui ha comunicato il vaccino probabilmente sarà qualcosa di cui ci dimenticheremo presto. Sai, loro non si fanno troppi scrupoli in questo senso, lo sappiamo. Ma sono migliorati, ecco, però bisogna prenderle con le pinze, per quello che rimango quando i giornalisti prendono i comunicati stampa e li copiano, li incollano e non fanno un minimo di ragionamento critico. E quindi le aziende a quel punto si sentono molto forti, mandano questo bel comunicato confezionato, fanno il loro giro di telefonate e sanno che sarà comunque piazzato bene nei grandi media nazionali. Un po' è questo che invece noi dovremmo contrastare, no? Dire no, io non te lo pubblico il comunicato, oppure te lo pubblico, ma sento anche altri esperti, altri statisti, altri non so, virologi che mi dicono come stanno veramente le cose. Cioè, questo mi aspetterei io, sì. Quindi insomma stai immaginando uno scenario veramente fantascientifico, no? Non solo il giornalista deve essere in grado poi di discendere la bontà delle fonti, ma addirittura poi magari il direttore della testata deve essere in grado di dire ma tu mi stai parlando di utopia, tu parli di aziende farmaceutiche con etica, non è fantascienza questo. No, infatti siamo dobbiamo fare un bel bagno di realtà entrambi. Esatto. Angelica, scusa che mi permetto, forse lo hai detto e mi sono persa un attimo un passaggio. Cioè, se non ho colto male, tutto, cioè anche l'Italia sta impostando il piano di distribuzione solo sulla base del comunicato stampa. Cioè, non abbiamo altre informazioni. No, perché Pfizer ha comunicato diciamo l'analisi poi definitiva, grazie dopo la quale avrebbe fatto la richiesta alla Food and Drug Administration, sarebbe stata fatta l'ultima settimana di novembre, quindi probabilmente questa che siamo dove siamo adesso, insomma. E no, non c'è un'approvazione da parte di un ente regolatore, non c'è un EMA che ha detto vai alla grande, no. Siamo a. C'è un comunicato.
stato molto, come... molto. Mi permetto di far partecipare alla discussione una persona che ha un po' di conoscenza in merito. Buonasera, scusate l'intrusione, io non c'entro. È un medico, un professore di medicina. Ciao, oh, bene, piacere. Ciao. Benvenuto. No, niente, no, che ti ha ascoltato con interesse, Angelica. Sì, no, no, ho ascoltato lo spizzichi e Bocconi, stavo facendo altro, è una discussione interessante. No, volevo dirvi un paio di cose. Prima di tutto la Pfizer ha una grande reputazione anche presso l'FDA e l'EMA, perché non sono dei dilettanti, loro hanno già prodotto decine e decine di milioni di confezioni, chiamiamole, di dosi del vaccino, e quindi loro sono sicuri che funzionerà e che l'FDA lo approverà, e anche l'EMA, altrimenti sarebbe tutto il management, sarebbe un suicidio collettivo. Non possono... Non riesco a immaginare che la Pfizer venda acqua fresca, che sia un buco nell'acqua. Loro così circolano la barzelletta che è la seconda volta che salvano il mondo, no? La prima volta l'hanno salvato col Viagra e le loro azioni sono salite del 30%, e stavolta lo salvano dal Covid con un po' di presunzione, però è la più grande azienda al mondo e non sono dei dilettanti, quindi io ci credo. Credo meno a Putin quando mi dice che lo Sputnik ha il 92% di efficacia. L'ho anche ritirato e sostituito con uno migliore, per carità. Quello che passa attraverso FDA e EMA, potete star sicuri che funziona. Dove funzioni, in che contesto, però è un altro paio di maniche. Perché anche se noi lo avremo, quando... Io ho sentito che doveva stare a meno 80, mi sono messo a ridere. Allora, noi qui siamo a Padova, no? Quanti freezer a meno 80 ci sono a Padova? Ma li stanno cercando, infatti, li stanno comprando. Quanto costa un freezer a meno 80? Un freezer a meno 80 costa 5-7 mila euro. Per far funzionare questa cosa, se non vogliamo fare una coda lunga 100 km di fronte a un unico freezer, ci vuole una rete capillare. E dov'è questa rete capillare? Come la crei? E ci deve essere una distribuzione nella rete. E non è così semplice. Quindi io credo che abbiano fatto veramente un azzardo a dire che lo prendiamo e lo distribuiamo su che rete. Guardate che a Padova è un centro di ricerca, ce ne saranno 20-30 freezer a meno 80, però bisogna che siano sparsi nel territorio. A Treviso ce n'è due, che è un grande ospedale, a Venezia forse ce n'è uno, e così via. Quindi come fai a distribuire milioni di dosi? Si stanno organizzando in questo senso. C'è anche da dire che non aspettiamo soltanto il vaccino di Pfizer, cioè ci sono allo studio altri vaccini. C'è Moderna che dura 30 giorni in frigo, quindi è già una cosa un po' più accessibile, quindi non possiamo fare affidamento su un unico vaccino. Tra l'altro non è stato dimostrato neanche ancora come lavora bene, cioè come lavora sugli asintomatici, se blocca la malattia, se blocca il contagio. Quello che dicevo io, non è che metto in dubbio Pfizer, ci mancherebbe, dico che però ci stiamo muovendo, diciamo, sulla base di dati che siamo sicuri, forse il 99% passeranno, però non sono ufficiali. Questo mi fa pensare. È vero che dobbiamo correre, però questo senso io qua, solo ho molti dubbi che si riesca a distribuire un vaccino con meno 80 di conservazione. Ho molti dubbi. Spero di sbagliarmi, siccome siamo campioni nell'organizzazione, nella programmazione. Nella programmazione gli italiani sono i più bravi. Ecco, dico un'ultima cosa, dopo tolgo il disturbo. Ho sentito un pezzo di discorso prima. Il problema del giornalismo italiano è che ci sono pochi, non saprei fare il nome di un giornalista scientifico, anche se il Corriere ha nomi, nel Corriere ci sono nomi che scrivono, lei scrive per Corriere, ecco, ho visto nomi, ci sono nomi, ma sono pochi. Perché? Sì, lo dicevo all'inizio. Sì, perché nella scuola italiana, se uno fa il liceo ancora, ma comunque c'è sempre un'infarinatura, non c'è una cultura,
la scuola italiana patisce ancora Benedetto Croce prima e anche Gentile dopo. Nella nostra cultura, nella nostra formazione, non nella nostra cultura, nella nostra formazione, nonostante noi abbiamo avuto Marconi nel passato, abbiamo avuto quelli di via Panisperna, non c'è una formazione scientifica nella classe dirigente, manca nelle scuole. Io ho fatto il liceo classico, c'era un po' di matematica, un po' di fisica. Chi fa il liceo scientifico non è di più. Questo è rispecchiato dall'importanza che dà l'Italia alla ricerca, da quanto investe in ricerca e da quanto ritiene strategica la sanità. Fino a febbraio del 2020 la sanità non era un settore strategico, non lo è mai stato. Il giornalismo è lo specchio di tutto questo. Io non vedo prime pagine della sanità, le prime pagine dei giornali sono tutte dedicate alla politica, no? E le ultime allo sport, cioè la sanità non è pubblica, quindi di riflesso nel giornalismo sono veramente pochi quelli che fanno il circuito. È una conseguenza, certamente. Certo, quindi è anche difficile fare comunicazione corretta, e anche perché chi sta a casa di basi scientifiche mediamente ne ha molto poche. Poi gli italiani leggono poco, sono i peggiori lettori europei. Grazie per la domanda. Grazie, assolutamente, grazie. È stato molto interessante, grazie. Chiederei un po' a qualcun altro del pubblico se ci sono domande. Sono tutti un po' intimoriti, mi sa. Io una domanda ce l'avrei, che è solo un po' dal tema di oggi, però come si diventa giornalisti scientifici? Per fare il giornalista, questa è una mia un po'... Lo dico sulla base della mia esperienza, nel senso che tanti giornalisti che conosco hanno una laurea magari in medicina o in biologia. Io ho una laurea in scienze internazionali diplomatiche, quindi non ho una laurea in materie scientifiche. Ho avuto un percorso molto lineare, nel senso che ho iniziato con la cronaca normale, mi sono consumata proprio la suola delle scarpe, mi sono fatta riconoscere il praticantato e poi ho fatto l'esame per diventare giornalista professionista. Quindi si può diventare giornalisti professionisti oppure giornalisti pubblicisti senza fare l'esame, insomma, non è obbligatorio, si può scrivere lo stesso. Quello che posso consigliare io a chi vuole fare questa professione è di leggere tanto, di informarsi, di studiarsi bene il codice deontologico, che già l'articolo 6 ti dice esattamente come devi scrivere gli articoli che riguardano la scienza e la medicina, sono quattro righe in croce, ma che danno già il senso di quello che bisogna fare, e leggere i paper scientifici, quindi farsi magari degli abbonamenti, o semplicemente andare sulle home page di Nature, Lancet, quelli principali, leggere tanto i giornali stranieri, perché sono molto più ricchi dei nostri per quanto riguarda le informazioni nell'ambito medico, quindi New York Times, The Guardian, The Conversation, ce ne sono, Washington Post, sono fatti veramente bene le sezioni che riguardano la salute. E poi è tanta pratica, tanto impegno, perché è complesso, perché come dicevamo all'inizio bisogna prepararsi, sapere leggere le fonti, saper capire che cosa hai davanti, e non è facile per niente. Però si può fare, insomma, ci vuole più impegno rispetto a scrivere un pezzo di cronaca o un pezzo di sport, senza nulla togliere, no? Però sì, ci vuole più competenza. Però, a mio modesto avviso, la laurea in discipline scientifiche non è fondamentale. Vi dirò di più, io sono contenta di non avere una laurea in discipline scientifiche, perché conosco i miei limiti, riconosco il mio limite, quindi di fronte a un articolo scientifico, a una situazione, a un evento, una notizia, proprio perché so di non sapere, come diceva Socrate, prendo tutto con le pinze, verifico ancora di più, sento altri esperti, mi faccio molti più dubbi e molte più domande. Magari se avessi una laurea in biologia in tasca sarei forse più tranquilla e più sicura, invece sono più contenta così, insomma.
quindi questo. Un pizzico di incoscienza non ci vuole, se lo mettiamo. Esatto. Noi parleremo di giornalismo in realtà anche nella prossima puntata, però sempre di dati, ma legati al tema delle elezioni, non sia americane sia italiane, regionali, referendum e così via, insomma, però restiamo un po' su questo. Bene, se non ci sono altre domande dal pubblico, poi peraltro potrebbero sempre esserci quelle su Facebook, ma mi dimentico sempre di controllare, va bene? Qualche volta è capitato che poi... Va bene. Angelica, grazie di essere qui, Angelica Gianluca. Grazie per avermi invitato. Grazie a te. Grazie a te. Ciao Eva. Ciao. Ciao.